the country, you got spent heavily the good time. Beater, beater, out of control, you got spent heavily the good time. Beater, beater, out of control, you got spent heavily the good time. You can fight, you can fight, you got spent heavily the good time. You got spent heavily the good time. You can fight, you can fight, you got spent heavily the good time. You got spent heavily the good time. Beater, beater, out of control, you gotta spend heavily the good time. Beater, beater, out of control, you gotta spend heavily the good time. Beater, 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 out of spend the good time. Beater, beater, out of control. Can you hear me? I wake up in the midnight, I find you in the wrong time, and I know it. I'm a paralyzed. I wish that my night, yeah. I wake up in the midnight. I find you in the wrong time, and I know it. I'm a paralyzed. I wish that my night, fly, oh fly. Am I back? Am I was gonna lose? Think to yourself, tell me all the truth. Fly. Am I begging mamas, we're gonna lose? Think to yourself, tell me, oh, is it true? Yeah, 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 yeah. Yeah, 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 yeah. Oh, yeah, yeah. Oh, yeah. Yeah, 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 yeah. Yeah, 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 yeah. Oh, yeah, yeah. Oh, yeah. I wake up in the midnight, I find in the wrong time, and I know it, I'm a paralyzed. I wish that my night, I wake up in the midnight, I find you in the wrong time, and I know it, I'm a paralyzed. I wish that my night, yeah. I wake up in the midnight, I find you in the wrong time, and I know it. I'm a paralyzed. I wish that my night, yeah. I wake up in the midnight. I find it in the wrong time, and I know it. I'm a paralyzed. I wish that my night, yeah. I wake up in the midnight. I find you in the wrong time, and I know it. I'm a paralyzed. I wish that my night. I wake up in the midnight, I find you in the wrong time, and I know it, I'm paralyzed. I wish in my night, yeah. I wake up in the midnight, I find you in the wrong time, and I know it, I'm paralyzed. I wish in my night. Mi fa molto piacere fare gli auguri a Telebari. 40 anni di vita per una televisione locale, per una televisione privata, sono un pezzo di storia. Sono già di per sé il segno di un grande successo, della tenacia con cui una famiglia di imprenditori e di amici ha voluto dare a Bari una televisione che è diventata un'istituzione, un riferimento del mondo della televisione privata. Io quando arrivai in Puglia nel 1980 c'era già Telebari, diciamo, era già lì a rappresentare la voce più significativa dei nuovi media, dei nuovi mezzi di comunicazione, quelli che allora rappresentavano una voce libera rispetto agli strumenti più tradizionali e più potenti. E Telebari è stata una straordinaria scuola di giornalismo dove sono passati colleghi di grandissimo rilievo
È stata anche una televisione ed è innovativa dal punto di vista della satira, dello spettacolo, della capacità di dare voce alle espressioni migliori, più significative della cultura, della nostra cultura e del mondo dello spettacolo della nostra regione. E Telebari è sempre lì, a rappresentare pure nello scenario nuovo, dei nuovi media, della rete, dei nuovi mezzi di comunicazione, è lì a rappresentare una voce che c'è, che mantiene una sua autorevolezza e che continua ad essere per il territorio un riferimento importante. È un grande successo, credo non è soltanto un successo dei lavoratori, dei giornalisti, degli operatori, della famiglia Mazzitelli, è un successo che deve essere considerato tale da tutta la nostra città, da tutta Bari, da tutta la Puglia, perché da questa nostra regione è venuto un esempio importante, uno stimolo. La dimostrazione è che se c'è tenacia ce la si può fare, anche in un mondo difficile come quello dei media. L'onorevole Massimo D'Alema introdurre idealmente lo spazio dedicato a Telebari e la politica, politica su due fronti, quella nazionale e quella locale. Io intanto vorrei con me, una delle giornaliste che si occupano di politica cittadina, con me Serena Russo. Buonasera a tutti, buonasera Enzo. Che è un po' il nostro Tredunion, una delle tante giornaliste che fanno un po' da Tredunion tra la gente e le istituzioni, perché Telebari è soprattutto una TV di servizio, una TV esatto, a disposizione dei baresini, ci teniamo a dirlo forte. Partiamo però di... Telebari è sempre stata la TV di cittadini, però nell'ultimo anno forse un pochino di più. Infatti abbiamo implementato ancora di più questo servizio che noi rendiamo ai cittadini, cioè quello di essere sempre a contatto con le istituzioni. Con questo ti avevo interrotto. Proprio così. Allora, godiamoci questa clip di 40 anni di politica nazionale, visti da Telebari. Penso che il nostro elettorato non voterebbe mai Craxi come Presidente della Repubblica, così come molto probabilmente l'elettorato socialista non voterebbe mai per Occhetto, mentre invece i democristiani voterebbero tutti per un democristiano e il presidenzialismo sarebbe soltanto un modo di lasciare al governo la DC. Una trasversalità ai candidati di tutte le liste che si fossero impegnate sulle questioni vere, le pensioni, l'occupazione, il mezzogiorno d'Italia. Io credo che le istituzioni debbono fare molto di più, ma bisogna sostenere queste istituzioni, perché le soluzioni non arrivano mai dall'alto. Le soluzioni arrivano nella misura in cui insieme le determiniamo. Tanti auguri e tanti complimenti, perché è un'emittente antica, sceglie delle giornaliste giovani e belle. È più simpatica Telenord o Telebari a uno di Bari che è nato con le TV private? Simpatica, non importante. No, io sono psicologicamente, nostalgicamente, sentimentalmente, esageratamente legato a Telebari, alla prima Telebari, è stata la prima televisione che ha portato la televisione in piazza nelle case a Bari, quindi la mia è una faziosità ragionata. È
abbiamo chiuso con l'onorevole Pinuccio Tatarella, anche perché davvero Tatarella amava Telebari, l'ha anche gestita purtroppo negli ultimi anni della sua vita. Allora, questa era... Io mi soffermerei un attimo sul giornalista Giovani e Belle. A buon intenditore, poche parole. Allora, adesso invece un'altra clip dedicata al rapporto di Telebari con la politica locale. È qui davvero che si esalta il nostro spirito di servizio attraverso tante trasmissioni, SOS Telebari, pro e contro, il segno di Zorro, comunque sempre al centro del dibattito cittadino. La clip. Pensi proprio che ti possa dire tutto in così breve tempo? Credo proprio di no. Quello che ho fatto da sindaco in questi ultimi anni è sotto i tuoi occhi. Il mio programma per il futuro è continuare a lavorare per la nostra città. Abbiamo dato il segnale dello stadio della vittoria. Doveva essere ritenuto un grande segnale della città di Bari, la quale non ha fatto speculazioni su un dramma, non ha chiesto decine di miliardi allo Stato centrale per il dramma degli albanesi. I cittadini si aspettano la possibilità di una serie di provvedimenti che consentano la snellezza dell'attività. E quindi in questo senso il federalismo deve andare incontro a queste esigenze. A nome della città, e sono qui in questa mia posizione attuale di sindaco di Bari, a nome della città bisogna augurare a Telebari non un prossimo ventennio altrettanto felice, ma lunghi, lunghi, lunghissimi anni di vita e di attività. Bari ha un nuovo sindaco, da ieri sera, e Michele Bucquicchio, democristiano, è stato eletto con 35 voti. Io non voglio esagerare dicendo quello che sto dicendo in questo momento, però non vorrei che fosse addossato al cittadino barese, inteso come residente a Bari, tutta la responsabilità della trascuratezza che avviene. Credo che vi sia un problema di incompatibilità, semmai un problema, come dire, di separatezza di funzioni tra chi deve decidere e chi deve operare, ma questo appartiene alla sensibilità personale. O distasso o elezioni anticipate. E di fronte a questa responsabilità, con tutti i problemi che ha la Regione Puglia, affrontare adesso nuovamente una campagna elettorale è quanto di peggio si possa augurare. Sciagurato di questa nostra città, sciagurata, sa bene che fra il dire e il fare c'è di mezzo il mare.